Ciao ragazzi, sono il Murri del Futuro. Volevo dirvi che prima di iniziare questo video, in descrizione trovate il link al canale di Federica. Sì, ha aperto un canale YouTube ed è appena uscito il suo primo video. Andatelo a vedere e adesso godetevi questo spettacolo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non sono a casa mia, perché è il 4 maggio e grazie al nostro Premier Conte sono venuto a trovare il mio affetto stabile. Entri il mio affetto stabile. Questa è dimostrazione che siamo stabili. Siamo stabili, ragazzi. Lei è il mio affetto stabile. Siamo rivisti dopo 2 mesi di... Mancato una mano che lavora piano. Solitudine, di estrema solitudine. E oggi, visto che lo stesso Premier Conte, un saluto a Conte, sia lì che lì, ha detto che non riapriranno i barbieri fino al 1 giugno. Ragazzi, ma tagliamoci i capelli a casa, che cazzo ce ne frega. Se questo video non fa un sacco di visualizzazioni e mi rovino i capelli, non faccio nulla perché tanto già ne ho pochi, quindi che cazzo, è come sparare sulla Croce Rossa. Allora, ai lati mi dovresti... Sì, con la macchinetta. Occhio, okay. Che secondo me questa è quella più... Questa è per la barba, sicuro. Questa in realtà non è per i capelli, secondo me. Inizia piano, non iniziare da 13 mm, no? Ok. Aspetta, non l'hai fatto, Gigi. Un saluto al padre di Giampitec. Ciao, salvo. Forse non vengo più. Che cazzo ti vengo a fare a dare i soldi? Vediamo. A fare a dare. Com'è? Sì, minchia, ma è fredda questa acqua. Ma che servizio è? Fresca. Devi premere figa qua. Ah. E come si fa? Da questo o da questo? Non l'ho usato mai. Da così, ovviamente. Come vuoi fare al... Ok. Comincio da giù. Ma che stronzata. Ma poi la sfumatura come si fa? No, aspetta, aspetta. L'ho visto l'altro giorno da Valentina Ferragni, allora. Ma devi essere decisa però, no. Ah, ho capito come funziona, ok. Come sta venendo come lunghezza? Divertente. Non andare troppo su. Io ho dei buchi tipo dalla varicella, quindi non devi farlo troppo sottile, sennò mi si vedono i buchi in testa. O forse devo fare la cacca. Sta venendo mal di pancia. Dovrei farmi poi la riga sotto le orecchie. Sì, no, quello lo so fare. Te lo vorrei dire. Capelli e guai non mancano mai. No, no, a mia mancano. No, sei sicura? Io voglio scendere ancora. 17. Are you sure about that? Perché ridi? Perché ride? Forse questo non lo devo tagliare. Mi hai tagliato il chicchirillo. Che succede? Mettete il chicchirillo, ora c'è un pitto su un tiesa. No, no, te l'ho accorciato, mica tagliato, cretino. Qui un po' parrino. Madre. Non me lo dire, ti prego. Com'è? Allora basta, io devo usare le forbici. E allora sì. L'orecchio, cazzo. Che sono Van Gogh? Scusa, non l'hai già ascoltato, penso. Ma l'importante è che non mi strappi un pezzo d'orecchio. Sì, no, ti piace capire. Mai visto un barbiere comunque spruzza e poi fa così? Cioè, mai vista questa tecnica. Marti, sì. Secondo te come devo fare? Devi alzare la ciocca verso le... Oh, l'ho fatto io il barbiere, mica voi, capito, sui mia. Poi un barbiere non è che ti devi appoggiare su di me. Cioè, io vengo di là perché tu ti appoggi. Sei già stanca, cazzo. Ah, minchia, ci vuole la mano. Tutti voglio... Alla fine, quando poi li asciughiamo. Presente Piazza di Spagna. Ci saranno più scalini nei miei capelli che a Piazza di Spagna. Comunque, qua ce n'è veramente pochi sul tavolo. Ora, non so. Io mi auguro che siano a terra. Ecco, e questo non significhi che... A terra ce n'è un po', vedi. Ah, ok. Io non vedo l'ora di montare questo video per vedere la faccia insicura di Federica. Io non capisco perché tira così tanto verso di lei. Non puoi abbinarti tu anziché tirare la mia testa. Tutti dentro la maglietta. Ma che, come fa? Ha uno scivolo. Tutti. Saranno tutti nelle mie palle appena finisce questo video. Pazzesco. Aspetta 5 secondi. Che cosa fai? Però posso dirti che il fidanzato di Valentina Ferragni non la trattava così? Che evidentemente stava andando meglio lei. Ma no. Lo faccio a 15 lati perché magari... Ma che minchia dice a 15? Che? 17 quello. Tu 17 mi hai fatto qua, me la fai uguale.
Ma di che stiamo parlando? C'ha la memoria di un chihuahua, cazzo. Poi sento proprio che il movimento è... Non segue per niente un pattern, Federica. Non devi andare a sentimento, devi seguire una... Vedi che quelli sono da un altro lato, li ho spostati. Quindi sono saliti al capo. Dio mio. Ma guarda, se venisse così, la pago pure, magari. Ehi, basettona, mo. Ma come li ha tagliati i basette? Ha preso la basetta così, pa! Non ha livellato nulla. Che sei carino, guarda. Non ho detto questo. Una cosa fattuale, che comunque alla fine da piccolo li portavo così. Se dovesse andare male qualcosa, mi faccio la boccia. Cioè non... Che cazzo ridi? Cioè non a zero, però tipo corti corti con la macchinetta. Ma ti voglio veramente immaginare questo momento. Non immagino, tu sai che cos'è. Beh, anche i barbieri, come i tatuatori, da piccoli si devono esercitare con dei manichini. Tatuatori è molto difficile, una parola. Come gli è venuto in mente? Tatuatori. Mi spinge, mi dà le boffe. Va più veloce dei barbieri. Cioè, se lei non ha esperienza. Perché mi sa proprio che la frittata è fatta ormai. Verso le parole. Federica è entrata in uno stato di trance. L'unica cosa che non è cambiata è che continua a tirarmi la testa. Nonostante io le abbia continuamente spiegato che non si fa così. Come sta andando, posso chiedere? Sono curioso, più che altro. Questi vuoi lunghi, come li vuoi? Non troppo, ecco, una spuntatina. Se sai... Se vedi che c'è un errore in corso, puoi parlare in tempo. Non fare le facce di pena. No, posso controllare nel frattempo l'andazzo, perché altrimenti non ti posso dire che cosa stai facendo. Dammi il telefono, dammi il telefono. Tanto mi è arrivata una fattura, quindi una parte divertente in tutto ciò. I capelli. Ma così pochi capelli c'ho sopra. Perché sono bagnati, sono tutti bagnati. Eppure ce li avevo qua. Ti faccio i lati, ok? Ma che fai? Questi qui. Che tipo te li contorno, capito? Te li circumnavigo. Toglimi il codino, che sennò mi chiamano Jonathan da domani. L'ho tolto, non sapevo se lo volessi. Che stavo per andare a cambiare il nome all'anagrafe in Jonathan. Puoi sputare all'orecchio? Puoi dare un'occhiata dietro per piacere anche tu? Che, capito? Due giudizi è sempre meglio che uno. A casa. Non fare tutto adesso, capito? A un certo punto mi devi asciugare, li devi apparare da asciutti. Ok, va bene. I capelli cosa sono? Organico? I capelli cosa sono? Organico? Ma che cazzo fotte? C'è una tragedia in corso e quella pensa alla differenziata. È rotta pure. Perché è rotta? Scherzo fa? La panza mi ha tirato. Tu sei malato? Siamo entrati nella fase 2 di questo video, proprio come il decreto parlamentare. Qua sei evidentemente andata più in fondo, cioè la vogliamo dire? No. No. Posso avere effettivamente un figa di specchio? C'è un'evidente mancanza da questo lato. Non so per quale motivo tu sia andata così in alto. Adesso devo cambiare proprio look. Perché non ci sono più. Quindi. Ma sono asciugati male, aspetta, fammi asciugare bene. Tu volessi qua con mia prima moto. Tu volessi qua. Sì, questo qua dobbiamo passare questo e questo. Minchia, però il ciuffo davanti è pericoloso se lo accorci troppo. Neanche, non sono male, non sono male. Mi fa piacere un attimo. Mi faccio uno shampoo e andiamo alla fase 3. Siamo davanti a Conte, cazzo. E questo, ragazzi, è il risultato finale. Allora, non sono venuti male. Vi dirò. Non sono venuti male. Prego, dottoressa, si può... Cioè, stiamo parlando di lei. Prego. Federica è sempre delusa quando fai video con me. Questo, diciamo che forse dobbiamo rivedere i nostri effetti stabili. Non sono di male. L'unica cosa è che paro Elvis. Perché però? Abbiamo tagliato troppo di lato. Quindi qui c'è un attimo un problema di distribuzione. Nuovo look a banana, a caschi banana. Però non sono venuti malissimo, dai. Potevano essere molto peggio. Potevano essere errori tipo buchi. Uno tagliato cortissimo che sembra che si vedeva la testa. Invece è semplicemente un po' più corto. Vabbè. Un like per l'impegno di entrambi. Comunque per il mio coraggio e per il lavoro di Federica. E comunque non è
stato per niente male. Quindi grazie, caro mio affetto stabile. Io non la vedo, ma in questo momento... Infatti la faccia, diciamo che è la faccia di chi ne ha viste tante. Alla prossima avventura!